moda, spettacoli, cultura e tanta buona musica. Un po' di ritorno al passato con il baratto in piazzetta a Palombo e tanto sport per i più piccoli e ovviamente buona cucina. Una notte vissuta a 360 gradi. È la notte bianca di Campobasso che ha richiamato in città tanta gente. Da Piazza Prefettura a Piazza Savoia, attraversando il corso per vivere una notte all'insegna del divertimento e dello svago. Tra le novità assolute di questa edizione, il Polo della Moda, curato da Domenico Colella in collaborazione con Mary Jo. All'ex Gil di Campobasso, modelli e modelle hanno colorato la notte bianca con abiti da cerimonia e sposi. Creare un evento nell'evento. Prima edizione quest'anno, un Polo della Moda a sposi, quindi abbiamo inserito oltre 30 espositori del settore. Ci sarà anche un défilé di moda che vedrà coinvolte diversi atelier, insomma, della nostra città e non solo. Quindi è una bellissima iniziativa al quale stiamo vedendo che sta rispondendo a tantissime persone. Altra novità, la partecipazione del Conservatorio Perosi con due eventi, musica classica proprio nella struttura di Via Principe di Piemonte e la performance in Piazza Prefettura. Il Conservatorio oggi si fa musica a 360 gradi, per cui abbiamo scelto queste due location in cui si fa da una parte qui in Conservatorio la musica colta e mentre in Piazza Prefettura abbiamo il jazz, abbiamo le canzoni napoletane, abbiamo anche lo swing italiano con artisti importanti che sono anche i nostri docenti come Marco Zurzolo, Daniela Terreri, Enzo Oliva e qui e tanti studenti sia lì che qui che in qualche maniera allietano e illuminano questa notte bianca. E ancora musica nell'area dell'ex Romagnoli. Dopo la gara dei DJ emergenti e il concerto della storica band molisana The Cavern, in pista fino all'alba con il party fluo organizzato da Pietro Rama con la partecipazione del percussionista Mario Ciacciarella che ha portato da Roma i suoi spettacoli musicali per la notte bianca di Campobasso.